c'è una moto sola. Scusate, una moto sola. C'è il cambio del trasporto. Siccome era piove oggi, che facciamo la finita di scendere, correre, andare. Ti affianchi, il tuo compagno già pronto, gli dai il trasponder, l'altro metà di tasca e fa. Quindi loro scendono, dal trasponder l'altro c'è un via. È uguale, è uguale. No, dobbiamo fare il cambio con due fasce più. Quindi l'importante è che uno c'ha il trasponder, che si può fare il cambio del trasponder. E non perderli, più che prima di non perderli. Bentornati al Motor Edge di Tavuglia. Quelle che avete sentito sono le ultime delucidazioni. Sì, perché oggi sul 2200 metri del tracciato di Tavuglia verrà disputata la quarta prova della Winter Season 2012, una mini endurance. Abbiamo avuto la endurance di partenza del campionato, poi due prove tradizionali e poi la quarta prova qua a Santo Stefano. Si fa su una mini endurance, regolamento leggermente diverso da quella che è stata l'endurance di apertura. I piloti dovranno percorrere solamente 20 passaggi e non 40. Ci saranno quindi solamente 3 cambi pilota. Ognuno correrà con la propria moto, quindi non si correrà con una sola moto a coppia. Il transponder verrà passato da un pilota all'altro e poi via. Non ci sarà il rifornimento, perché la moto potrà essere rifornita mentre il compagno di squadra prenderà il via. Quindi una mini endurance, ricordiamo, veniamo da una vittoria di Valentino Rossi dopo le due di apertura di Mattia Pasini, che è in testa al campionato. Una endurance molto importante, questa qua, una mini endurance molto importante, che darà dei punti importantissimi per quello che è il campionato. Ma andiamo rapidamente a leggere le coppie schierate al via. Col 46 Vale Albi, Pasini e Sanchio col 54, 49 Morbidelli Foligni, 13 Pianosi Corsini, 23 per Pasini Senior che correrà da solo, 14 Mignano Antonelli, 29 Igor Cecchini, 36 Fenati Vitali, 11 Ubule Gamarini, 12 Seve Ciccio, 16 Motostor Fiore, 61 Pradita Warlot. Attenzione, perché tutto è quasi pronto, i piloti si stanno schierando, stessa procedura, bandiera che si abbassa! Prendono il via, prende via questa mini endurance, tutti saltano sulla moto. Il Sanchio il più lesto a prendere il via, davanti a Albi. Terza posizione, mi sembra, per Foligni. Qua intanto gli altri piloti che ritornano verso la pit lane, giù dal curvone verso il motor ranch. Primo il Sanchio, Albi all'esterno, perde l'anteriore per cercare un attacco. Terza posizione per Pianosi, che è partito molto molto bene. Pianosi davanti a Foligni, giù dal curvone, dalla variante del salto a quello che è l'ovale nord, ovalone nord e poi rettilineo, con Albi che sta cercando un pertugio per portarsi là davanti al comando. Molto veloce il TM del Sacchio nel rettilineo, poi staccata ovale sud. Molto interno invece va esterno Albi, che non solo non riesce a passare davanti a Sacchio, ma rischia di perdere la posizione ai danni di un Pianosi. Non partito benissimo Pasini Senior, ma attenzione perché ha fatto vedere grande prova. Intanto qua abbiamo Foligni, il compagno di squadra di Morbidelli, che finisce a terra, quindi tutta in salita per loro questa mini endurance. Intanto la passano via. Andiamo a leggere: Sanchini davanti Albi, Pasini Senior, Corsini quarto, quinto Fenati, sesto Migno, settimo Igor, ottavo Marini, nono Motostor, decimo Villerot, undicesimo Seve, dodicesimo Foligni. Al termine del primo passaggio il Sanchio continua a comandare, intanto Albi sta cercando un posto dove poter passare. Un Albi che mi sembra leggermente più veloce del Sanchio. Dietro c'è Baldassarri che sta spingendo. Pasini Senior ha guadagnato la quarta piazza ai danni di un Pianosi molto veloce. Intanto veniamo su dal fagiolo verso attacco all'esterno di Albi, poi si va dentro dalla Graziano Rossi, ma è in favore della linea il Sacchio, che riesce a mantenere il comando. Si rimane davanti su un curvone del Reggio, addirittura guadagna qualche metro su un Albi che comunque è scatenato veramente, vuol portarsi là davanti. Ovalone nord con il Sacchio, vi ricordiamo che là davanti. Intanto qua gli altri piloti che seguono, abbiamo inquadrato Cecchini in questo momento è passato con Bulega, con Will Rote, con Motostore e vivi a tutti gli altri. Siamo alla curva Renato, poi staccata Tornantino 2 con Sanchini ancora, col Sanchio lì davanti, Albi con Pasini Senior che si è avvicinato. Attenzione, Pasini Senior intanto all'esterno, Albi di nuovo ci prova, ma Sanchio mantiene la traiettoria interna, rimane al comando.
un Albi che sta cercando di portarsi al... al comando di questa mini Endurance. Solamente 2,5 giri percorsi, quindi ancora manca tantissimo. 18 passaggi, poco meno di 18 passaggi, ma attenzione perché Pagini Senior è stato il più veloce in pista, si è portato ridosso dei due di testa. I due trio, ormai è un trio, è un trietto, vorrei dire che è un trietto quello che sta scendendo giù dal motorecce nel curvone con il Sanchio, con Albi che sta cercando di attaccare in ogni punto, in ogni pertugio che vede, con Pagini Senior, con Pianosi che ha perso dei metri ed eccolo all'interno dell'ovale sud. Albi si porta al comando, un errore piuttosto grave del Sanchio che finisce addirittura largo in uscita, ne approfitta anche Pagini Senior, quindi un Sanchio grande difficoltà per lui, perde due posizioni in una sola curva ed è al terzo posto in questo momento. Albi primo, secondo Pagini Senior e terzo il Sanchio. Pianosi, Pianosi sta rinvenendo bene anche lui, ancora in lotta per il podio. Siamo alla conclusione del terzo giro con Albi che si porta davanti, ma Pagini Senior lo sta incalzando da vicino, è pronto per poter passare davanti. Ricordiamo, la gara è ancora lunga, al quinto giro, al quinto passaggio ci sarà il cambio pilota. Albi che ancora continua giù al curvone del Regge e Sanchio veramente grande crisi, grande difficoltà, perde, ha perso diversi metri dalla coppia di testa, si è fatto riacciuffare da un Pianosi veramente efficace, veloce. Attenzione, siamo di nuovo all'ovale sud del Pagini Senior, Pagini Senior che trova all'interno e si porta al comando, al comando, ma replica bellissimo al tornante. Albi replica benissimo, ma resiste, adesso è all'interno, i due appaiati gomito gomito. Pagini apre all'esterno, all'esterno Albi. Pianosi intanto ha passato un Sanchio veramente alla deriva, ma andiamo a vedere là davanti chi è che chi ha preso il comando. Intanto qui cominciano i preparativi per il cambio piloti, siamo veramente nel corso del quarto giro, qui del quarto giro, quindi vicinissimi al primo cambio pilota. Ecco Valentino prepara la tasca dove poter riporre il suo transponder che riceverà da Albi. Albi che è in seconda posizione perché si ferma in questo momento Pagini Senior primo, Albi subito attaccato in seconda posizione, Pianosi là in terza posizione e quarto il Sanchio. Intanto riparte subito Pagini Senior, il più lesto, il più veloce, lui non deve passare il transponder a nessuno. È partito anche Valentino Rossi alla caccia di Pagini Senior. Intanto Pagini, il Paso Junior, parte in questo momento dopo aver ricevuto il transponder del Sanchio. Quindi in questo momento abbiamo Valentino Rossi al comando, davanti al comando ha già passato nell'arco del giro d'ingresso Pagini Senior che era stato il più veloce nel rifornimento. Quindi Valentino Rossi al comando, la coppia Vale Albi. Seconda posizione per Pagini Senior, lui corre da solo, ricordiamolo, dovrà percorrere addirittura 20 passaggi, massacrante. Terza posizione per Mattia Pagini in coppia con Sanchini, col Sanchio. Mattia Pagini che praticamente ha già passato Corsini che è in coppia con Pianosi, quindi ha guadagnato subito una posizione. Ma siamo là sul traguardo, Valentino Rossi che transita con un tempo di 2:12.185, velocissimo per lui, già un ampio margine. Guardate quanti metri ha guadagnato su Pagini Senior in un solo passaggio. E intanto aspetta, ripassa Corsini in terza posizione, ripassa Corsini in terza posizione, probabilmente una caduta per un Mattia Pagini che infatti transita con un tempo altissimo, 2:45.711, veramente alto il tempo di Mattia Pagini che sicuramente deve essere scivolato ed è ritornato in quarta posizione. Addirittura la coppia Paso-Sanchio fuori dal podio in questo momento. Là davanti Valentino Rossi continua imperterrito a spingere via il piede dalla pedana esterna, moto che scivola di traverso, staccata per il tornantino, poi giù leggermente in discesa per andare a preparare la curva della Berta sulla destra. Valentino Rossi che ha un margine veramente rassicurante in questo momento. Eccolo, le immagini si riportano su un Pagini Senior, per lui una gara veramente lunga, deve percorrere ancora tantissimi giri, dovrà farne 20 da solo. Ed ecco subito possiamo vedere otticamente un Mattia Pagini scatenato, però perché ha già ripassato Corsini, si è già riportato in terza posizione e adesso è la caccia del Pagini Senior. Passa di nuovo Valentino Rossi, 2
12 046 migliore ancora. Pasini segna il secondo, ma attenzione perché il Paso ha guadagnato tantissimo. Andiamo a leggere il suo tempo. Giro più veloce della gara 2 11 815. Il Paso gira veramente forte, guadagna poco su un Valentino Rossi che ormai è lontano, però comincia a rinquadrare da lontano, da vicino, da lontano, sempre più da vicino. Però Pasini Senior, che guardate nell'immagine, è lì davanti, è passato sul Ranch mentre esce dalla Misano. Pasini, il Paso, quindi la possibilità ancora di potersi riportare in seconda posizione. Una mini Endurance che è partita veramente con i fuochi d'artificio, grande spettacolo. Valentino Rossi esce dalla curva del lago, poi giù dentro nel fagiolo, moto che parte di traverso, grandissimo, e poi via, di nuovo leggermente in salita, lascia partire il posteriore, via il cambio di marcia per quello che è la chiusura. Intanto controlla il cruscottino per leggere il tempo che ha realizzato nel giro precedente, e andiamo a leggerlo anche noi. 2:12.391, grande passo per Valentino Rossi, molto costante. Intanto qua fa il Paso che è praticamente ormai a ridosso nell'ultimo giro utile che gli rimane, a ridosso di Pasini Senior e a ridosso del papà Pasini Senior. Quindi un Paso che sta girando veramente forte, veramente molto bene, e può riportarsi in seconda posizione. Qui intanto di nuovo tutti pronti nel paddock. Ecco, manca un giro, ci dicono che manca un giro, la conferma anche da loro. Albi che sta facendo stretching, adesso per lui inizierà la seconda sezione, ricordiamolo, sono solamente due turni. Ed ecco anche il Sanchio che si prepara per ricevere il cambio dal Paso, un Paso che potrebbe addirittura riportarsi al rifornimento in seconda posizione. Albi è pronto, ha messo gli occhiali, due sting per uno, qua anche Migno, tutto è pronto. Vediamo un po' se si preparano le moto. Sale sulla moto Albi, quindi sta arrivando Valentino Rossi, sta arrivando e dovrà passare il transponder. Eccolo che viene preso dalla sua tasca, il transponder che va e poi si va infilato nella tuta di Albi. Albi è il primo a ritornare in pista, quindi Albi che rimane al comando. Adesso vediamo chi entrerà prima, se Pasini sei, ecco il Paso si è riportato in seconda posizione e sta rientrando al cambio piloti per secondo. Bella rimonta del Paso dopo aver commesso un piccolo errore, cede il transponder, rapidissimo a dare il transponder al Sanchio che ritorna in pista in questo momento con il suo TM. Intanto là dietro vediamo inquadrato Pasini Senior che si è fermato e è rientrato in questo momento. Ha preso abbastanza, ricordiamo intanto qui inquadrato Valentino Rossi che si è appena fermato, 5 giri eccezionali per lui, un passo costante del 2:12. Fai due riti dopo che la chiavasta la buttiamo dentro dopo. 28 da fare. 28. Vai. Gli vengono date indicazioni sul vantaggio, 28 secondi, andare a recuperare 28 secondi. Su Valentino lo sarà facile, però in pista in questo momento gli vengono date ancora altri dati. In pista in questo momento c'è Albi e contro c'è il Sanchio, quindi il Sanchio magari potrebbe anche riuscire a recuperare alcuni dei 28 secondi, ma penso che sia impossibile. Intanto rientra Pianosi che è stato in lotta addirittura per il podio, mentre transita in questo momento Albi all'uscita del fagiolo sulla Graziano Rossi. Quindi un Pianosi che ha perso moltissimo nel cambio con Corsini, probabilmente Corsini non è stato molto veloce. Qua inquadrato anche il Sacchio, non lontanissimo da Albi, sembra avergli guadagnato qualcosa. Andiamo a leggere i tempi, sì, un Sanchini più veloce di Albi di un secondo e mezzo. Va, attenzione, il Paso ai box è lì che sta mettendo a posto, stavo variando la precarica del suo mono, vuole migliorare ancora. 2:11.8 per lui è stato il giro più veloce della gara, ma non gli è sufficiente, vuole migliorare ancora, lui ancora ci crede. E di nuovo Albi che esce dalla curva del lago, va giù dentro il fagiolo, la mette in traverso, seconda, poi si esce, qua si mette la terza, si torna su in salita per finire questo lungo fagiolo e poi si andrà a destra per la Graziano Rossi. Dietro di lui il Sanchio che ha guadagnato ancora un altro secondo, quindi 2 secondi e mezzo guadagnati dal Sanchio rispetto a Albi, ma ricordiamo erano ben 28, quindi ancora siamo veramente molto molto lontano. Ci sarebbe
voluta una differenza maggiore. Anche Pasini Senior sta girando ancora molto bene ed è continua a rimanere in terza posizione. Ma andiamo a fare un veloce riepilogo, qua intanto bella lotta, andiamo a fare un veloce riepilogo. A metà della gara abbiamo Vale e Alvi al comando, davanti a Paso e Sanchio in seconda posizione, terza posizione per Pasini Senior, quarto per Morbidelli e Foligni, quinta Corsini Pianosi, sesto Migni Antonelli, settimo Igor Cecchini, ottava per Fenati e Vitali, nona per Bule e Gambarini, decima per Seve Ciccio, undicesima posizione per Motostore Fiore e dodicesima per Pradita e Villerotte. Attenzione perché è il momento di nuovo del cambio, di nuovo del cambio per Albi che al comando si ferma, gli viene preso il transponder, per lui la gara è terminata, adesso ci sarà solamente pacca sulla spalla su Valentino, ci sarà per lui solamente di aspettare questi ultimi 5 passaggi per Valentino Rossi. Praticamente 5 volte 2200 metri del tracciato, là intanto si sta svolgendo anche il cambio tra il Sanchio e Pasini, vedete come la distanza ormai sia irrecuperabile per Pasini, che anche se riuscisse a migliorare e a ritoccare il record della gara 2:11:08, ricordiamolo per lui, comunque guardate qui, mentre il Paso passa la Graziano Rossi, Valentino già in discesa al curvone del Regge, variante del salto e poi giù dentro gli ovali, grande il distacco, il divario, impossibile per lui recuperare questa cavalcata vincente della coppia Vale Albi. Albi è stato molto bravo nel primo sting e poi niente da fare per nessuno nel secondo turno, nel secondo rush. Vale ha spinto guidando benissimo, costante sul passo del 2:12. Per loro hanno guadagnato un margine incolmabile. Guardate il Paso nell'ovalone nord che sta andando verso la staccata del tornantino 1, mentre Valentino l'abbiamo visto già passare molto molto prima, quindi andiamo ad aspettare il termine di questa gara a Pasini. Guardate là intanto Valentino che invece sta uscendo dal curvone su al traguardo ed è un giro in meno da compiere questo verso questo successo. Valentino che ha vinto la terza prova, le prime due erano state appannaggio di Mattia Pasini, un Mattia Pasini che è al comando della classifica. Adesso i piloti sono alla ricerca anche del giro veloce, perché ricordiamo che il regolamento del Regge prevede 3 punti per il giro veloce in gara che vanno a sommarsi ai 25 della vittoria, quindi un Valentino che sa di aver girato leggermente più piano del tempo. Intanto qua è inquadrato Albi, siamo in conclusione, praticamente Albi sta aspettando Valentino che transita per l'ultima volta davanti la pit lane, solamente 2000 metri per arrivare a questo successo bellissimo della coppia Vale Albi. Sentiamo Albi, se ha qualcosa da dirci. Sì, come diceva James Bond, è stato facile. Veramente molto bene la squadra, seconda posizione per il Paso, anche per lui gli ultimi 2000 metri. Con un compagno così. Ci fa riferimento all'endurance. L'over 40 possono, eh? Non avevo dubbi. Ho pulsato una roba di boccia alla sclera, guarda. E se via verso la curva di Renato, l'ultima sulla destra che esce dall'ovale piccolo, poi ci sarà il cambio di direzione, si entra nell'ovalone per arrivare verso il traguardo di questa mini endurance di Santo Stefano, condotta praticamente al comando da metà della prima manche, un sancino un po' in affanno, ha condotto per alcuni giri, poi Albi l'ha passato io, la colpa è la mia la colpa. Albi l'ha passato, allungato, e Vale sta per vincere questa mini endurance che era riuscito nel primo appuntamento. Eccolo, con le luci natalizie accese, nell'ultimo curvone, la mette di traverso verso la curva del lago e via, vince! Bellissima la prestazione, adesso occhi puntati su un Mattia Pasini, purtroppo stava anche lui recuperando, però gli si è spenta la moto nel corso della seconda frazione, ha perso secondi importanti su un Valentino Rossi e Albi scatenati e sta per conquistare la seconda posizione, un Sacchini che comunque ha tirato un pochino meno, un po' più basso delle aspettative, ed ecco Mattia Pasini che va a conquistare 20 punti importanti per la classifica di traverso, poco prima del traguardo, e dietro di lui. Adesso è da verificare con la classifica, potrebbe esserci addirittura il Copacchi, ha fatto la mini endurance, 20 giri completamente da solo, sicuramente sarà sfinito, c'è un problemino col computer, però io credo che lui possa essere al terzo gradino del podio. Finito, eccolo che arriva, piegato sul manubrio, 20 giri da solo, applausi, strappa applausi.
cosa. Hai preso questa? Di andare a dar la mano? Che hai fatto, Sanchez? Ai più bravi? Avevo la moto infidabile. Sì, eh? Non riuscivo davanti, continuavo a chiudersi per tenerli i piedi, mi sono massacrato le braccia. Lo sentivo che gli facevo da tappo, dico, però non lo lasciavo passare, dico, almeno lo tengo lì. Gli ha fatto il giro veloce, gli ha fatto il giro veloce. Te 11.8, lui ha fatto 12.0. Ma te ti sei spenta? Oddio, poi. Perché non eri lontano? Cioè, abbiamo cambiato, eravamo 6-7 secondi. Tanto gliene ho recuperati 5, mi pare. Ma i due sono lì, ma hai ragione. Perché dopo lui si aspetta l'inizio. Vale, Zacchio, mettiti dritto. Albi, dov'è? Un saluto importante da questa mini Endurance bellissima di Santo Stefano. Di mano, sì, complimenti. Sì, sì. Oggi grazie. Siete stati più bravi. Grazie. È la prima manche che hai messo bravo. Per me era tutto la prima manche di partire con te e fregarti. A... stati bene. Per comunque io credo che... Perché questi 15 giorni, cazzo, non l'ho dormito. Io spero che nell'immagine registrata ci sia il bel tentativo di sopravvivere.